Genova è ricca di musei e di esposizioni molto interessanti, molto belle. Tra tutte queste, un museo in particolare mi pare poco conosciuto ed è quello della Cattedrale di San Lorenzo, non quello diocesano, quello della Cattedrale, che ha una sua fisionomia tutta particolare e che custodisce alcuni oggetti che ritengo siano quelli arrivati a Genova nei tempi più antichi. L'idea di costituire un museo della cattedrale risale al 1892, centenario della scoperta dell'America, per raccogliere i tesori che appartenevano alla cattedrale stessa. La fisionomia attuale del museo risale al secondo dopoguerra, al 1955-56, quando fu deciso di dare una nuova sede alla raccolta e di fronte alla mancanza degli spazi venne deciso di produrre una sede ipogea, cioè di scavare il terreno. E infatti una gran parte del museo resta sotto il cortile del Palazzo Arcivescovile. Nessuno lo sa, ma lì sotto c'è una parte importante. Di per sé il museo ha un aspetto tutto particolare per come è strutturato, interessantissimo per coloro che si occupano della museologia, del come vanno organizzati gli oggetti dentro a un luogo espositivo. Una cosa che può avere un significato importante è il fatto che gli oggetti che sono raccolti appartengono a tre proprietari diversi. Uno è naturalmente la cattedrale, nella persona umana e giuridica del suo capitolo, del capitolo dei canonici. La cattedrale non è dell'arcivescovo, questo è un fatto antico di molti secoli che risale al Medioevo, molto interessante, ma comunque è un altro discorso. Secondo proprietario è il Comune di Genova, terza è la protettoria della cappella di San Giovanni Battista, che discende dall'embrione di confraternita che si delineò già nel 1299 per curare il culto delle ceneri del santo. Come mai tre proprietari diversi, con evidente carattere differente, perché vi è un carattere altamente civile, uno schiettamente ecclesiastico e uno a mezza via, come può essere una confraternita. Ma perché la sagrestia della cattedrale, ed è qui che si è raccolto il nucleo del tesoro, poi base del museo, era il caveau della città. Luogo che, protetto si sperava dalla sua aura di sacralità, raccoglieva le cose più interessanti e importanti, da quelle liturgiche necessarie per le funzioni in cattedrale, ovvio questo, a cose molto meno ovvie, cioè cose che appartenevano al comune, ma di particolare interesse. Tanto per dire, il comune vi teneva i libri del sindacamento relativi ai magistrati usciti di carica, cioè la revisione delle bucce di qualche magistrato che una volta scaduto il suo periodo veniva denunciato per qualche motivo. E allora la revisione della denuncia, delle prove e di tutto quanto veniva registrato qua dentro. Purtroppo li abbiamo persi tutti, ma sarebbe stato molto molto interessante averli ancora e, data la delicatezza dell'argomento, erano depositati lì. E molti altri oggetti, anche di privati cittadini, ma che magari appartenevano a degli orfani, quindi dovevano essere custoditi con cura, o altri motivi, erano tutti raccolti. Questo è il motivo di queste tre diverse e distanti appartenenze. Tanto per dire, nel 1204 era necessario ricostruire e fare molto più grande la sagrestia. Se ne occupò il podestà. E quindi un magistrato civile, e anzi sostenne e condusse in porto tutta la faccenda dicendo che si trattava di una camera comune, e se lo diceva lui la cosa può essere assolutamente accettata. E questa è un'osservazione che mi pareva necessaria nell'introduzione.